Per emergere ha scelto una strada diversa dai talent e dalla televisione. Una strada tradizionale, costellata di difficoltà, ma non priva di soddisfazioni. Un percorso intenso, di serate nei locali e concorsi, per inseguire il grande sogno. Eleonora Giovanardi, riminese classe 1983, in arte Joel, è tra i volti e le voci emergenti del panorama musicale dell'Emilia-Romagna, una passione che affianca la sua attività da imprenditrice. Il battesimo della sua opera prima da cantautrice, Nausea, è avvenuto lo scorso 27 novembre al Teatro degli Atti, presente anche il suo padrino Mogol. Il mio primo disco si intitola Nausea, ho avuto la possibilità di registrarlo nella splendida Umbria al set del grande maestro Mogol e inoltre ho avuto anche la possibilità di confrontarmi con lui, quindi di stare a casa sua e di poter avere dei consigli assolutamente d'eccezione. L'ho presentato nella mia città, a Rimini, il 27 ottobre del 2012. Al Teatro degli Atti e la presentazione è stata fatta in collaborazione con l'associazione Onlus Cittadinanza perché credo che la musica debba anche servire per uno scopo benefico, comunque per aiutare gli altri. Il disco di Joel prende il titolo dall'omonima canzone. Nausea è il titolo di un brano, è il titolo di un brano del disco e abbiamo deciso anche di intitolare il disco con questo nome perché diciamo che incuriosisce anche un po'. E, è stata la massima espressione che ho avuto per scrivere una canzone d'amore e parla della necessità verso questa persona talmente tanto grande, talmente tanto forte appunto di venirti appunto la nausea. Look curato, timbro di voce affascinante e black, una timidezza che sul palco si trasforma in grinta e passione. Joel ha iniziato a cantare 5 anni fa ed ora è pronta a conquistare un posto al sole nel panorama musicale italiano. Il 2013 è partito alla grande, infatti abbiamo suonato con tutta la band a Cesenatico in piazza Ciceruacchio, abbiamo avuto anche degli interventi di comici molto famosi di Zeli come Calabrugovic e Vasumi, quindi abbiamo iniziato il 2013 con il botto. In più ho passato le selezioni di Castrocaro, mi sono presentata con un mio brano, Giuda, e l'anteprima è che quest'estate uscirà un singolo, però non voglio svelare niente.